Yeah, grandissimo Giorgio, grandissimo, benvenuto, benvenuti a tutti a questa serata pazzesca, ragazzi. Siamo partiti subito pianissimo, proprio delicatissimi, come si dice in gergo, Non si poteva fare altrimenti, l'avevamo anche promesso è vero, sì. durante il reel. Allora, senti, prima di tutto dimmi come stai dopo 48 ore con me, cioè questa Oh, cosa. sto molto bene, intanto perché questo posto è tipo la Gardaland del musicista videodidattico, non lo so, non riesco ancora a definirlo, non ho la parola giusta. Questa cosa fa sì che io debba tornare, perché non posso non avere la parola giusta. E l'abbiamo detto live, e non ti ho detto che l'avrei detto live, quindi ti ho tirato l'amo. No, allora, sono sicuramente fisicamente e vocalmente stanco. A livello meccanico delle mani caldo, pronto e molto molto contento per un'esperienza che ha fatto crescere anche a me, perché produrre così tanto contenuto per dei corsi dove cerchi anche di spostare un po' l'asticella, perché ho detto guarda, ormai ho un po' di barba bianca. Vero. Quindi è ora di dire le cose senza essere, si può dire paraculi, giusto? Sì. Ok, senza essere paraculi e quindi prendersi anche i rischi e non essere d'accordo con tutti. O non far andare d'accordo tutti, ma dare un sistema molto vicino a quello che io uso poi quando faccio lezione normalmente. Ok? Perché l'idea è questa: non c'è, cioè, togliere quella mediazione spesso di quando fai video che sei impostato e dici ciao, sono Giorgio Terenziani e oggi vi insegnerò a suonare il basso elettrico. Invece qua abbiamo fatto proprio il modenese di turno. Esatto, proprio Reggio Modena, l'Emilia tremenda, ma è uno spaccato su quello che secondo me è la didattica per quel tipo di utenza o per chi vuole affacciarsi un po' al mio metodo con tutti i crismi di audio e video fatti. Wow! Intanto io vedo che scorrono cose, gente che. Sì, intanto guarda, è arrivato un botto di gente, stanno Cioè. già 85 persone collegate, Bene, bene, molti via. bene. Bravi, e poi se. Insomma, come sempre le dirette, almeno per me che sono un parlatore professionista, se mi interrompete con le domande, soprattutto a sfondo musicale, ma se volete parlare di Mango, di CrossFit, va bene uguale, rispondo, perché la geopolitica non, sai, è fastidiosa a questo momento, Certo, l'economia, sì. quindi rimaniamo su quei temi, fatelo perché diventa molto molto più bello e divertente. Mi limiterò, perché oggi ho parlato veramente tanto, sono andato anche lungo un paio di volte, quindi sarò veloce, breve, conciso e al Guarda, punto. su questo non ti crede nessuno, però... Tanto ciao Gaspare, ciao Giuseppe Negri, ciao Noemi, basso e bassista spaziali, senti qua. Ciao Emanuele Perri, ciao Matteo Corazza, ciao Tommy G Bass. Sono un sacco di bassisti collegati, amico mio, Ragazzi, sappi ovviamente. che così tanti bassisti non si vedono mai tutti insieme, È perché già vero. quando siamo in tre io tendo a fare un selfie, siamo tre bassisti! Wow! Vediamo un po'. Ciao Gino Palmentieri, grandissimo. Ciao Gianluigi Mannea. Ciao maestro. Gianluigi, Sì. Gianluigi dalla Sardegna, che poi lui è forte, 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 sia nel groove che nella parte tecnica, che sono in pochi. Quindi è pericoloso. Adesso non sta venendo a lezione bene perché sennò rischiava di passare davanti, quindi non gli devo neanche spezzare le dita. Top. Bene, Giuseppe Negri dice: ritorna il metallo in studio. Comunque, veramente curioso del corso. Io direi dei corsi, ma ne parleremo tra un po'. Questo plurale è tremendo, bellissimo, affascinante. Esatto. Poi Bob Pulvere, mitico JT. Gaspare, già il fatto che Giorgio sia ancora vivo è una cosa buona. Grazie. No, in realtà non sono stato benissimo dal ritorno con l'Olanda, con i Living Theory, e eravamo lì lì per rimandare. Poi un po' di droga naturale, un po' di o adesso mai più, versione go big or go home, ma emiliane, alla fine bene, ottimo averlo fatto, ottimo averlo Bene. fatto adesso. Ora adesso mi sono ricordato che ti posso anche far leggere i commenti più facili. Francesco Caligiuri dice top bass player. Grande, lui lo conosco, mio Padawan di Verona. Alberto Dal, ciao a tutti e un saluto al Billy Sheehan della Via Emilia. No, faccio dopo una citazione a Billy. Ok. Ciao Vincenzo Meglio, ciao carissimi. Allora, intanto stasera ci facciamo una bella serata di didattica con Giorgio. Faremo un po' di teoria, un po' di tecnica. E ovviamente tenetevi liberi spazio per le vostre domande perché, diciamo, nonostante abbia parlato 96 ore su 48 ore, stasera ci delizierà con un po' di feedback, quindi ci sarà sempre spazio e vi presentiamo questi nuovi corsi che abbiamo girato insieme con Giorgio, che erano
anche molto attesi, perché dovevamo fare questa sessione un mesetto fa, ma ci abbiamo avuto veramente di tutto, quindi è stato veramente provvidenziale finalmente arrivare. Sei pronto? Sono qui. Bene. C'ho le cuffie, quindi... Sì, 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 sì. Allora, io direi che se vuoi potremmo raccontare un po' come è nata questa idea, nel senso che io ti ho scritto, ti ho chiamato a novembre, sì, dicendoti... Ma hai mai scritto una mail? E io ti rispondo sto tipo dopo 18 minuti netti, sì, da quando l'ho vista, tipo sì, dammi un Calendly. Esatto. Perché mi interessava poco la cosa, proprio... Come ti è venuto in mente questa scelta? Cioè, poi magari racconta un po' perché hai scelto questi due titoli, possiamo dirli pure. Allora, sì. Poi li facciamo vedere in anteprima dopo, però sì. È più il reason why, no? Perché scegliere tra milioni di argomenti sulla didattica per basso, perché scegliere questi, ecco. Allora, abbiamo anche i fogli, le prove della scaletta. Non il facciamo... menu. Esatto, il menu, poi capirete perché. Allora, si era pensato di fare comunque due corsi per due livelli diversi, quindi diciamo uno base, beginner, che potesse sbordare un po' verso l'intermedio, che quindi prendesse un beginner e lo portasse in alto, e uno invece avanzato. Sull'avanzato ero abbastanza convinto di dover fare qualcosa sulle tre dita che fosse l'eredità del mio vecchio Extreme Hard Rock Bass, metodo del 2007, cartaceo, e che lo portasse alla mia concezione di oggi dopo... più di 13, 14, 15 anni di lezione sul campo, dove insegnare quel tipo di tecnica e quel tipo di tecnica è stato il mio core business, cioè la gente veniva da me per quel, e viene tuttora per quel motivo, quindi mi ha permesso di sperimentare le mie idee che al tempo erano embrionali, quindi quel metodo era quello che avrei voluto fare. Poi ci ho fatto sopra 14 anni di lezione e quello che è venuto fuori, che abbiamo chiamato infatti Ultimate Rock Bass Techniques, non è quello che avrei voluto fare, ma è quello che ho fatto e funziona. E ci sono dentro appunto dal 2007 al 2023 di lezioni, e chi mi conosce sa che non ne ho fatte poche. Ci sono ragazzi diplomati in diversi marchi, anche perché non ero già in MMA, che hanno studiato queste cose, comunque persone che stanno continuando questo percorso, hanno fatto solo specializzazioni. In questo caso... abbiamo condito con un po' di tutto, quindi salti di corda, tapping polifonico, ma il centro è comunque sviluppo della velocità con questa idea da 140 a 300, che non sono numeri a caso. Okay. Sì. Poi se volete facciamo anche una prova su strada, ma ancora più importante il corso che uscirà per primo e di cui, tanto per non fare marketing, si può fare pre-order adesso. Ancora no, perché non ho dato il link, no, però no, sì, da stasera. Da stasera, dopo vi spieghiamo come funziona. Io volevo fare un corso di teoria per bassisti, perché io ho insegnato anche nelle classi di teoria, nelle scuole, quindi ho avuto 15, 16, 20 persone che vengono un po' da tutti gli strumenti, e mi sono accorto di quanto la didattica standard derivi dal pianoforte, che è lo strumento perfetto per fare armonia e teoria, ma il bassista, quello vero che nasce bassista, non ha l'esperienza degli accordi, quel tipo di visualizzazione, di mettere giù le mani, se non ha un pianoforte, non ce l'ha e non ce l'avrà. E quindi mi sono trovato a lasciare indietro i miei allievi ai corsi di teoria, perché il metodo non era pensato per loro. E mi trovavo a rifare le lezioni con un'altra tipologia di metodo. E mi sono detto, scusa, ma visto che è una delle cose che fai più spesso, che è più apprezzata, ma perché non la butti giù nero su bianco? E quindi Big Bass Theory. Teoria per bassisti, 100% pensata per questo strumento, con questo strumento al centro, come traduttore tra i concetti e quello che si può fare qui e ora. Perché tante volte, diciamo, forse come figli di un do minore, esatto. Di un dio minore, cioè i bassisti si trovano a studiare teoria sul mondo, la struttura, la formazione didattica dei pianisti e chitarristi. Certo, delle volte partono con gli accordi, che per noi è un argomento avanzatissimo perché non ne abbiamo la memoria uditiva, cioè noi partiamo suonando le toniche sì, sì. E poi ti dicono devi suonare le toniche, quindi anche a livello avanzato torni a fare quello. Come posso pretendere io che un ragazzo sviluppi la memoria uditiva di una cosa che non fa? Cioè un controsenso. Sì, sì, sì. E allora cambiamo completamente la prospettiva e mettiamo lo strumento al centro. Chiaramente si va contro tante regole, ok, che abbiamo visto finora, ma deve essere così. E quindi ho detto che un corso un po' controverso, dove ci metto tanto la faccia e ho la barba bianca, posso farlo adesso e non 10 anni fa,
Uno perché appunto più esperienza e viene proprio dall'esperienza delle classi. Ho avuto anche il piacere di scrivere i metodi di teoria per MMI, quindi mi ero confrontato con la parte cartacea e sono molto contento di quella didattica, ma non è per bassisti. Questa lo è e quindi parla a tutti voi che suonate il basso e cerca di darvi un ottico, un orizzonte, un traguardo, un futuro che si raggiunge solo con questo, senza strumento complementare, con più fatiche in alcune cose e molte facilitazioni in altre. E anche più gusto, E dai, anche cioè, più alla fine voglio gusto. fare il bassista, non voglio fare il controfagotto, capito? E quindi sono molto contento. È venuto cicciotto comunque. Eh Quanto sì, più verrà fuori? di 2 ore e mezza il Più primo di 2 ore e corso, mentre il mezzo. secondo quasi 4 ore è venuto. Esatto. Però ne parliamo dopo. Sì. Aspetta, ti volevo aggiungere qualche commento, che Oh, sì. tu sei super professional, perché io ti ho detto guarda in camera, te l'ho detto una volta, e è da ieri che guardi in camera. Ok. Però lì a destra c'ha il suo monitor dove vede anche i vostri feedback e commenti, ti leggo un po'. Simone Pagliapoco, Giorgio numero uno, poi c'è un tuo degno collega Osvaldo Di Dio, che è stato in diretta qui proprio una decina di giorni Wow. fa, e viva le dirette di Music Off, grande Osvaldo. Grande Osvaldo, grazie mille. E Umberto Basili, Giorgio numero uno, dai! Umberto è un mio collega mondo marketing di cui non parliamo stasera, ma è anche un chitarrista. E quindi se hai bisogno di lezioni o cose o hai bisogno di trovare bassisti, qua ce ne sono. Non ne troverai mai così tanti, No, sappilo. infatti, Mai. assolutamente sì. Bene, senti, io direi che prima di entrarci un po' dentro alle questioni di questo primo corso, se ti va, io ti farei suonare un po'. Così Ok. loro si gustano un po' l'inizio serata, per qualcuno che si è collegato adesso. E poi, come dico sempre, ragazzi, se vi fa piacere, condividete la diretta che stiamo facendo con Giorgio, che sia su Facebook per i più anziani, datati, ecco, mettiamola così. Oppure fate una foto allo schermo e taggateci su Instagram, Music Off, Giorgio Terenziani, Music Kisser, eccetera, e vi ripostiamo in tempo reale. Così facciamo, potete prendervi anche il link al volo della diretta. Così facciamo un giusto servizio a Giorgio per questa serata che ci regalerà con un sacco di didattica. Allora, domanda subito al pubblico presente a cui Yes. diamo tanto valore. Volete sentire un lento acustico o spariamo una roba sempre muscolare? Scusami, guarda adesso. Ok, considera che loro hanno un filo di latenza con noi. Quindi la Sì? domanda è: aspetta, guarda in camera e dilla diretta, Allora, prova. volete sentire un lento acustico con un po' di accompagnamento e un paio di soli, perché sennò, no? O un brano comunque muscolare di quelli aggressivi senza prigionieri? Allora, facciamo così: io adesso metto la chat, che tu la puoi vedere in diretta nel video, quindi la vedrai da Sì. là. Adesso aspettiamo un attimo che arriva la domanda, perché abbiamo sempre un po' di latenza tra noi e Ok. loro, e vediamo quello che O succede. poi i primi che rispondono hanno ragione, perché Sì, gli sì, sì. altri, ciao. Guarda, attento che intanto che qui ci sta uno veramente cattivo. Boats, no, però ci vuole il primo, ragazzi, da cosa parto? Non è che si mette su insieme. Muscolare. Muscolare, intanto lo carico. Grande Andy Martongelli, oggi Ti abbiamo citato. sì, ha citato, saranno Citato. fischiate le orecchie, è la morte. Forza massima. Sì, vedo muscolare, Ballad, shred, muscle up, assolutamente, forza massima, ballad, dai e giù. No, tutto sulle toniche. Oh, l'acustico ha fatto pari, eh. L'acustico ha fatto pari. Dai, siamo 5 a 2. A tutta, a tutta. L'ultimo? L'ultimo, no, bisogna andare di cannone, ho capito. Eh Lo sì. suono dopo, ragazzi, quando arriviamo all'ora siamo cotti. Esatto, facciamo direttamente un ottimo pezzo acustico, diciamo. Allora. Take no prisoners, guarda, Take no prisoner. eccolo qua, ci siamo già pronti. Siamo pronti, attenti. Vai, go! Shred is the new acoustic. Esatto, e Esatto. col distorto, perché il pulito lo lasciamo solo per il tapping, giusto? Esatto. Andiamo. Cioè, paga la mossa quando non metti via il mute. Mi sembra più che giusto. Beccatevi il fruscio. Thank you.
Yeah, grandissimo Giorgio, proprio comodo comodo, eh? Comodo comodo, adesso rifaccio l'ultimo swift che non mi è piaciuto. Ok. Perché ho detto lo cambio, invece che solva di re, che la quinta faccio una cosa. Perché cambiarlo? Esatto. Aspetta che richiudo un attimo qua le luci della morte che non ci aiutano durante le chiacchiere. Esatto, è arrivato il momento di spegnere i LED. Sì, no, Gaspare c'ha un po' di latenza, secondo me, da YouTube, perché i veneti, come al solito, stanno un po' impicciati con la connessione. Intanto mi sono salvato una domanda che è arrivata. Ragazzi, sì. Io, scusate, rendo omaggio sempre a Andy Martongelli e lo ringrazio infinitamente perché è lui che mi ha fatto conoscere Giorgio, quindi... E poi, ragazzi, io lo spoilero con Martu, ci vediamo venerdì per fare lo shooting del nuovo video dell'Artemis, perché siamo pronti con una cover e un singolo, e quindi si riparte e punto. Madonna, basta. Sì, proprio il sento già il dolore. Sì, cioè proprio... Avverto il dolore. Verrò a casa col collo rotto solo per il video. Esatto. Per fare quella roba lì. Perché c'è ancora i capelli, sì. Domandone. Allora, aspetta, te la faccio, la mostro, ecco. Io parto la domanda, intanto così mi avvantaggio. Come ragioni sulle parti che vai a comporre, suonare, unendo groove, ricchezza armonica, melodica, rispetto al lavoro di sole toniche? Allora... Domandona da bassista. Domandona da bassista. Intanto... E non è un bassista, Giuseppe. Ah, perfetto. Intanto, grazie mille. Dipende molto dal contesto. Parto comunque sempre dalle toniche. Poi diciamo che io tendo a pensare molto alla parte del violoncello. Ovvero, se prendo un riff in Mi maggiore, quindi Mi maggiore, Do diesis minore, La maggiore, Si maggiore, alla Bon Jovi, proprio felice, aperto. Qui ho groovato su un'ipotetica cassa. Se non so la linea di voce, faccio fatica a fare cose, perché sarebbe un esercizio tecnico fine a se stesso. Ok, a meno che non ci sia la rullata del batterista sull'ultimo accordo e fai qualcosa. Ma se c'è qualcosa di voce, cerco o di suonare insieme alla voce per rinforzare la sua linea, oppure contro la voce, quasi in un contrappunto, come se in uno spartito, diciamo, noi vedessimo le parti in verticale e ci fosse la voce e il basso che risponde. Ok? Scusate ragazzi che sono un po' raffreddato. Quindi tendo a ragionare in questo modo. In generale per la parte di arricchimento armonico. Per i collegamenti tra le note, quelli che io chiamo abbellimenti, e quindi sono quelle note che non hanno così tanta importanza, mi piace molto che abbiano senso per la nota successiva. Se faccio una cosa del genere, suono più basso e quindi il Do diesis è bello squillante. Stessa nota, più scura, più grossa, perché ho fatto un fill che è leggermente più alto. Provate a sentire la differenza. Ancora. Stessa nota d'atterraggio, due sensazioni un po' diverse. Poi dipende cosa fa il chitarrista, se è fermo, se c'è un'orchestrazione. Mi piace come idea registrare dopo i chitarristi, perché credo che loro non debbano avere, nel rock metal che suono io generalmente a livello discografico o come partecipazioni, già la nota bassa che li ferma, perché se io devo scegliere a caso... Come fa un chitarrista a lavorare libero qua sopra? Gli ho dato un imprinting anche se lui non lo voleva. Invece se io sento la parte di chitarra, posso abbellirla, ok? Posso decidere che il secondo e il quarto accordo suonano gli ottavi. Ok, posso giocare con gli ottave. Quindi è molto acting is reacting, anche in studio quando non c'è nessuno, cioè reagisci a quello che senti cercando di inserire la tua visione globale, come se tu fossi il regista in quel momento del brano, per il brano. Poi se c'è un punto dove posso fare quello che voglio io, suono quello che voglio e mi aspetto che il resto della band, virtuale in quel momento o reale se siamo dal vivo, mi sostenga come io farei per loro.
Quindi queste un po', diciamo, sono le linee guida, perché nella pratica è sempre diverso, ma la formula, se dobbiamo trovare una metodologia che applico, è questa a livello base. Ti ho risposto? Se non ti ho risposto, chiedi, perché... Direi ampiamente, adesso tanto comunque c'è tempo per farsi rispondere. Allora, io vorrei cominciare a raccontarvi un po' di questi giorni e vorrei partire da delle immagini che secondo me sono rappresentative, perché una delle cose fighe che facciamo qua con gli artisti che vengono per preparare questi progetti, questi video, questi corsi che vi stiamo facendo vedere abbinati a queste dirette dove comunque ci sono dei contenuti, secondo me la cosa bellissima è che, magari Giorgio adesso lo dirà a parole sue anche di questa parte, però ce ne prendiamo veramente cura a 360 gradi, perché nonostante costi di più, più tempo, più energie, più dedizione, più coinvolgimento di altre persone, fare le cose al top non è come farle a livello normale. E questa cosa non è soltanto bene per chi la riceve, è bello per noi ed è bello per gli artisti che vengono qua. Quindi quando facciamo questi lavori, al di là del video e tutto quanto, mi premuro sempre, ogni volta che è possibile, di avere qua Christian Gennari, che è uno dei fotografi più straordinari che abbiamo in Italia, una persona meravigliosa. E ieri è venuto, ha fatto un po' di scatti a Giorgio, che adesso ve li volevo far vedere, e ho fatto qualche foto nel retrobottega, cioè ho fatto le foto alle foto, un po' Inception style, e adesso mi riprendo un attimo questa... Anzi, guarda, faccio così. Eccole, ok. Allora, intanto questa... Qui Christian si è preso il tavolo che usiamo, che sta adesso a fianco a Giorgio, diciamo, dove lui ha portato il computer, con il suo riflesso, insomma, un po' di scatti di questa serata, di ieri. Questa è un'altra, diciamo, immaginate anche lo stile, no? Questa è quella un po' Inception, diciamo, gli ho fatto le foto dietro le quinte. Metafotografia, sì, sì. Con lui che faceva le foto sul riflesso del tavolo verso Giorgio. Questa pure è veramente bella, sembra incontri ravvicinati del terzo tipo, cioè con una pazienza, con una cura veramente incredibile. Questi siamo noi che ci mettiamo a suonare innuendo dei Queen, dove ovviamente da solo l'ha fatto Giorgio. Questo è un altro scatto veramente molto significativo, di un altro stile completamente rispetto a prima. Questo è il, penso sia la quintessenza del tamarro dentro, e siamo felici che lo sia, ecco. E questa è l'ultima che vi volevo far vedere, uno sguardo diverso, ecco, su Giorgio, che è molto silenzioso, senza bocca aperta, senza urlo, senza, diciamo, più introspettiva. E queste, ovviamente, la cosa bella di fare questo mestiere è che si possono poi consegnare tutti questi contenuti e far sì che gli artisti ce l'abbiano per sempre, la possono usare. Infatti penso che le vedrete un po' in giro nei prossimi giorni. E ti volevo chiedere, Giorgio, un feedback su questo, prima di tutto su Christian e sul lavoro che hai visto fatto da lui, e poi anche su questa attitude, no? Che se tu sei qui è perché anche un po' la condividiamo in generale sulle cose, sulla didattica, sulla prendersi cura di qualcuno. Ma allora, intanto arrivi in un posto super professionale dove la prima sensazione è che non ti stiano contando i minuti, perché forse è capitato a tutti di andare in studi anche molto molto belli, ma dove hai il tic 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 che non è quello del metronomo e che sono i soldi della macchinetta che vanno giù, quindi se tu hai pagato un fisso, il produttore o il fonico hanno fretta. Qui invece l'idea è quella che tu devi stare bene, perché se tu stai bene rendi meglio, se rendi meglio i contenuti vengono meglio e quindi tutto funzionerà meglio, meglio per tre, meglio alla terza. E poi trovarsi con questo fotografo conosciuto in due minuti, che sorride, conosce abbastanza il posto ma non conosce te, ti guarda, ti chiede di suonare, è un'ombra, non c'è. E poi ti chiede due cose, fai questo, fai quell'altro, e in realtà in pochissimo tempo, perché cosa è stato? Un'ora e mezzo alla fine? Eh sì, un'oretta e mezza. Un'oretta e mezzo tira fuori tanti angoli di te che magari tu avevi visto in quattro sessioni diverse, in tre anni, con tre fotografi molto bravi, verticali, ognuno su una cosa. E ti accorgi di quanto il posto, cioè questo, faccia la differenza. Vi faccio un esempio. Se tu vai a suonare in un bar per terra con l'impianto, sei una band di merda, magari suoni benissimo. La settimana dopo sei all'Alcatraz, mamma mia come sono bravi, mamma mia quanto siete stronzi, perché la band è sempre quella. In realtà però il valore percepito
è quello che fa la differenza in tante cose e nello stare bene anche noi come esseri umani, i musicisti secondo me che stanno in giro, che fanno un po' questa vita nomade, zingara, ancora di più, quando vieni accolto, quindi il concetto di accoglienza, senti che puoi rendere. E l'accoglienza è avere un divano, il caffè, la cioccolatina, sapere che se ti sbagli puoi rifare, nessuno che ti pressa. La diretta l'abbiamo decisa oggi perché ieri siamo stati nei tempi, ma non era un obbligo e quindi non hai questa pressione. E poi ti arriva un fotografo stellare, che tu non hai visto arrivare, che ti fa sentire a suo agio e hai anche le foto. E quindi, però è proprio un concetto. Secondo me questo è un game changer un po' per noi. Adesso faccio parte di quella generazione intermedia che va verso gli anziani della didattica e della condivisione in Italia. Perché sotto e Music of Young ne è una dimostrazione, c'è una generazione che preme, si sta guadagnando spazio perché sono tanto bravi. E dei posti così, ragazzi, non c'erano mica. E forse non ce ne sono. Quindi bisogna trattarlo bene, come abbiamo trattato bene le scuole che ci hanno accolto per prime, i marchi che ci hanno creduto per primi, in un'ottica di condivisione, perché se io restituisco, questo diventa meglio, domani fa un video un altro, qui che va meglio e mi torna a me. A me è sempre capitato, come insegnante, come musicista, come band, che se invece che essere oppositivo, fare la gara, lo squalo, ti devo mangiare, mors tua vita mea, lavoro bene, condivido in stile positivo per far star bene, prima o poi torna, ma torna così tanto che neanche se avessi fatto le cose pensando di arrivarci saresti arrivato lì. Quindi questa è un po' la mia analisi, diagnosi. Bene, grazie Giorgio, veramente bellissime parole. Ha detto che avrebbe parlato poco, però io non ci credo mai. No, non ho parlato poco. Bene, allora io farei questo, vi vorrei far vedere in anteprima il corso 1 di Giorgio che si chiama Big Bass Theory e come da tradizione delle ultimissime dirette vi invito a prendere il telefono perché ve lo faccio vedere in anteprima con questa feature molto figa che hanno messo su qui su Restream, questa piattaforma che usiamo. Prendete un attimo in mano il telefono e non facciamo altro che aprire questo codice che adesso vedrete. E qui potete scannerizzare il codice di il QR code che si vede qui nella foto con Giorgio che indica pure, guarda che scannerizza lì. Così potete vedervi in anteprima il corso. Noi quello che facciamo come sempre è dare spazio a questa opportunità che ovviamente è un bene anche per chi produce questi contenuti, io non voglio far finta di essere scemi, no? Di poter prendersi, preordinarsi, ecco, fare un pre-order del corso la sera della diretta e nei giorni a seguire, in qualche giorno a seguire, del primo corso di Giorgio Big Bass Theory metà del costo. Questa cosa ovviamente che cosa significa? Cioè uno c'ha un po' di pazienza perché esca. Abbiamo messo una release date non proprio col giorno, ma sarà nei primi giorni di giugno. Quindi vedrete che i compiti per le vacanze vi esatto fate. Ci sarà un bel po' da studiare per tempo. E l'altra cosa sarà, abbiamo pensato due gift con Giorgio oggi. Uno sarà quello che abbiamo un po' fatto anche nelle ultimissime dirette, di fare una diretta esclusiva per chi prenderà il corso di Giorgio con lui ragionevolmente ad agosto, quindi un paio di mesi dopo aver iniziato il corso. Lo facciamo ritornare qui a Roma, si collegherà dal suo studio di Emiliano e approfondiamo con le vostre domande tutte quelle che sono le attività di questo corso che uno può aver studiato in quei due mesi. E in più, sull'altro corso, che sarà un corso molto avanzato del quale parleremo tra un po', che non è in pre-order da oggi, non lo metteremo in pre-order subito, uscirà più avanti, probabilmente a settembre, per chi avrà fatto il pre-order del corso Big Bass Theory, ci sarà un ulteriore 30% sul pre-order dell'altro corso. Quindi sarà una cosa un po' unica, anche perché quello è un corso molto avanzato, di 4 ore, ci avrà un booklet così alto. Giuseppe Negri prepara a fare trascrizioni, che sarà una tragedia quello lì. E quindi ecco, chi diciamo si fidelizza con Giorgio con questo percorso potrà avere accesso anche a dei vantaggi pure dopo. Quello che facciamo è darvi la migliore qualità audio e video possibile,
incomparabile sul mercato, anche internazionale, mi oserei dire, e artisti che sono degli insegnanti. Cioè, quello che noi stiamo facendo con ognuno di loro, lo dicevamo proprio oggi con Giorgio, è che, a parte che tutti loro sono anche musicisti professionisti, ma un insegnante, per imparare serve un insegnante, qualcuno che ti svolti quell'atteggiamento. Adesso c'è un paio di cose che vorrei chiedere poi a Giorgio sulla didattica, che ti svoltano veramente, che ti cambiano veramente. E farlo con loro, a tutti i livelli, nel mondo del piano, armonia, batteria, basso, chitarra e così via, è un progetto che a lungo termine che stiamo portando avanti. Oggi è stata l'ultima sessione, poi oltretutto, di questo primo giro. Abbiamo girato 27 o 28 corsi da circa 3 ore di media l'uno. Potete immaginare che oceano di contenuti abbiamo preparato che usciranno nei prossimi 2 mesi. Quindi ecco, questo è per voi questa sera, questo primo benvenuto al mondo di Big Bass Theory con Giorgio. E quindi sarà divertente poi farci tutto il sequel, no? Cioè anche uno comincia, studia e poi ci vediamo in una diretta esclusiva solo per voi con Giorgio, dove vi legnerà a dovere sì sensei, no? Sì, sensei, o sì, chef. Esatto, sì, Sì, chef, chef. oggi vanno molto di moda. No, aspettando l'ultima di Cobra Kai, usiamo gli chef. Quindi col menù. Allora, serviamo questo. Sì, chef. Esatto. Senti, vogliamo parlare un po' del corso di teoria? Sì, dai. Cioè, perché al di là ovviamente del cappello iniziale che hai fatto, scusa che mi riattivo in un angolino, Vai, vai. al di là del cappello iniziale che hai fatto sulla questione della teoria specifica per il basso, però diamo qualche contenuto pure, Allora, che sia anche esaustivo per chi magari non c'hai necessariamente possibilità o desiderio di comprasse la diretta, il corso noi vogliamo bene lo stesso, un po' di informazioni ve le diamo esatto. nelle dirette di Music Off come abbiamo sempre fatto. Vai! Allora, qui intanto vi dico un po' gli argomenti che vedrete dentro. Yes. Abbiamo gli intervalli, abbiamo la tonalità con tutti i trucchi per trovarla velocemente, abbiamo le scale, come studiarle, ok? Questi sono i tre macro argomenti. Quindi, se avete curiosità tra intervalli, tonalità. Guarda, Ah, guarda, te l'ho vai, messa bella a schermo perfetto. così si vede. Ok, potete tranquillamente dare un'occhiata a questi argomenti e vi lascio un minuto perché c'è un po' di lag. Se qualcosa vi interessa di più, vi parlo di quello direttamente. Ok? Se no, a me piace molto il terzo argomento. Scale, un approccio strutturato alla memorizzazione, Ah, perché sì. è diverso un po' da quello che vedete di solito, e quindi io parlerei di quello, ma se c'è qualcosa che vi interessa in particolare, Vabbè, adesso noi intanto facciamo. iniziamo, poi vediamo che succede Esatto, strada facendo. voi chiedete pure, ok? Perché questo argomento, quindi il terzo, perché è quello che mi trovo a insegnare un po' più spesso, e perché mi trovo con ragazzi a cui chiedo: ma hai studiato le scale? Sì, so la scala maggiore. Poi ho imparato la minore, la minore armonica, anche la minore melodica. Ok, e a cosa servono? A suonarle? No, non è così. Cioè, nel senso, sì, benissimo, però a meno che tu proprio non voglia fare su e giù tutta la vita, che può avere un senso forse poco, non è così. Questo perché? Perché se tu relativizzi le scale all'accordo, modello chitarrista, magari le puoi fare tutte insieme, ma nella mia didattica, dove il mia conta molto poco perché è presa anche da altri, è un taglio e cuci delle mie migliori esperienze che ho avuto, tu devi prendere una scala, prendiamo ovviamente la scala maggiore, evito un attimo le pentatoniche perché voglio lavorare su sistemi diatonici, quindi scala eptafonica, niente minore armonica e niente minore melodica, anche se è diatonica e eptafonica. Quindi modale, punto. Yes. Tu devi imparare una scala, quindi ok la sua diteggiatura, e poi mi pongo un dubbio. Ok, questa è la forma della scala maggiore di Do, che si sa fino dalle scuole medie, anche se lì conta veramente poco. E poi mi dico: ma se io volessi suonare la scala di Do partendo da Re, quindi dal suo secondo grado, come viene? E da Mi? Parto da Mi. No, ci deve essere un altro metodo, non può essere così scomodo. E allora comincio a cambiare sezione, box, questa parola non si suona per box. Sì, invece.
Box perché voglio avere un modello in sviluppo orizzontale univoco dove ogni scala è esattamente una forma che mi si cristallizza a livello neuromuscolare, perché io ho bisogno che le mani vadano da sole, solo quando le mani sono sicure delle note, io creo quel link che è tra mani e cervello, la memoria uditiva, che c'è ed è latente, perché voi l'avete, ok? Quindi 7 box per 7 scale. Si possono suonare con altre diteggiature? Certo, ci interessano al momento? No. Ci interessa farla a 2 ottave? Men che meno, farle tutte in prima posizione? No. Perché non le spendi? I pezzi sono tutti in una tonalità o le tonalità cambiano dal punto A al punto B o con un accordo che non c'entra niente in mezzo. Quindi tu devi avere il controllo dell'area tonale, che è sta roba qui. Quindi se io so che sono in Mi maggiore, mi si accendono le luci. Ma non queste, quelle di dove devo suonare, perché ho imparato la tastiera a memoria. E io non voglio pensare a dove sono le note, io voglio pensare a suonarle bene. Quindi mi metto lì e dico, ok, forma per il modo ionico. Ma una volta che io suono una forma, perché il basso è uno strumento simmetrico, è vero che è cieco, perché noi non vediamo i tastinieri, quindi non sappiamo se una nota è diesis o no, ma una volta che sappiamo una forma è sempre uguale, perché è sempre accordato uguale il basso. Quindi, ah, ma allora è uguale anche in Mi maggiore, figo, la suono. Adesso dico una roba che fa arrabbiare più. Ma sai le note di Mi maggiore? No, al momento non mi interessa. Voglio essere ready to play. Ok? Voglio dare priorità alla meccanica. Voglio saper fare questa cosa fin quando è come parlare. Io non penso alle lettere che formano le parole. Ok? O alle sillabe. Parlo e basta. Penso al tono che voglio dare, posso parlarvi in questo modo, se voglio dare un tono, penso solo al tono. Oppure posso essere più carino, felice, posso aprire di più la bocca, ma è comunicazione, posso anche decidere di essere piatto, ma non sto ancora pensando alle lettere. Io voglio suonare esattamente così. Quindi le posizioni non devono essere un problema. La magia avviene perché se io imparo la seconda posizione, che guarda caso ha come prime note di ogni corda le ultime note della scala precedente, quindi se io lo vedo per diagrammi, oddio, i diagrammi non ci vanno in musica. No, perché lo spartito invece è scritto con le lettere, non è un diagramma, eh? No, niente, un po' di polemica. Ok? Sono esattamente le prime note di quello che chiamiamo secondo modo dorico. Ma perché secondo modo? Perché sono esattamente le note della tonalità suonate dal punto 2 alla sua ottava, che sarà la nona nota. Stiamo solo tagliando la prima e aggiungendo, ok? Ma se questa è la forma che abbiamo scelto, potremmo averne altre, ma abbiamo scelto questa del secondo modo che parte da re. Beh, la seconda nota di Mi maggiore è esattamente la seconda che suona, è questa, non dico neanche il nome, e io applico. Quindi potrei suonare su tutto il manico molto comodamente, senza sapere perfettamente tutti i nomi delle note al giorno zero, non mi interessa, perché tra l'altro la grande illusione è dire ma questo pezzo è in Mi maggiore, ok? Faccio 2 accordi tanto per. Mi maggiore, Si maggiore, ah questo pezzo è Mi maggiore, Si maggiore, perfetto. Questo è Mi maggiore, Si maggiore. Ok, ma attenzione! Anche questo è Mi maggiore, Si maggiore. Vi assicuro che non stanno bene le stesse identiche note, perché vale la disposizione tra l'accordo 1 e l'accordo 2 come sono fatti. Quindi quello che poi serve è avere la memoria uditiva veloce per suonare quello che vuoi sulla sensazione che ti dà l'accordo. E quindi sì, sapere i nomi delle note va bene, certo è importante, poi alla fine uno li impara a calci in culo. Ma sapere come suona e come suona quella sequenza è ancora più importante. E quindi questa è un po' la base di come memorizzare le scale, per cui sapere i 7 modi non è un obiettivo, è la base. Cioè tu devi sapere i 7 modi come la via dove abiti. Domanda. In che via abiti? Avete già risposto tutti. Sai perché? Perché il cervello è un primo della classe e quando sa le risposte,
va veloce. Se io ti chiedo qual è il terzo grado di mi maggiore, oh, è perché non li sai, è sol diesis frigio, fine del discorso. Quando li sai così bene, chi è venuto a lezione sa che questa cosa, devi sapere le cose come la tua via di casa, la dico sempre quando siamo in preesame, a quel punto cominci ad avere uno spiraglio di libertà esecutiva e di libertà creativa. Sulla creazione si può anche andare random, perché si cerca fin quando non si trova il proprio tono di voce, quello che si vuole dire. Quindi se parliamo di didattica, nel mio caso, io come didatta non ti posso insegnare a scrivere, ok? Perché non è così. Io ti posso dare delle variabili misurabili e controllabili che tu rendi tue, diventano il tuo vestito, ok? Che ti stanno addosso per creare la tua voce o migliorare quella che c'è. Questo è il mio mestiere, non posso dirti scrivi questo riff perché è meglio. Lì posso solo prestarti le mie orecchie e la mia esperienza. Questo è molto importante come divisione nel concetto di didattica, che non è né imitazione, ah si suona così perché è meglio. Perché è meglio? E né si fa così perché te lo dico io. Ci vuole sempre una spiegazione, perché la gente non è stupida. E se tu chiedi a una persona che ti segue che a casa si faccia a studiare, gli devi dire perché gli devi mostrare il traguardo e il futuro lì davanti. Avete fatto una piccola full immersion nel tono di voce e negli argomenti che si trovano in Big Bass Theory, in queste 2 ore e mezzo di teoria per bassisti. Bene, direi che siamo partiti proprio con tanta ciccia. Sai che ti chiedo di fare, Gio, perché c'hai i tuoi 2 orecchini dell'orecchio sinistro che battono contro l'archetto del microfono. Ui. E si sente tic tic. Lo abbasso? Sì, secondo me se ti rinforzi un po' i 2 gancetti che stanno sulle orecchie, sì, si dovrebbe abbassare un po' il microfono, non lo dovrebbe fare più, perché non l'ha fatto per 2 giorni. Ma si vede che mi sono mosso di più perché mi hai messo le telecamere più larghe e io finalmente posso... Ah, perché la cosa più difficile... Batte ancora? Poco. Aspetta che lo tiro. Abbassalo ancora un pochino. Abbasso ancora un po'. La cosa più difficile, ragazzi, è stare fermi. Stare fermi è un delirio. Cioè, già guarda in camera, non è facile. Fa star fermi i musicisti, è veramente. E poi ti trauma. Dicono: no, ma non puoi andare indietro. Non puoi... Ma io come faccio a groovare stando fermo? Sì. Per fortuna, corso di teoria, groovato poco, quindi me la sono portata a casa. Quell'altro è stata tosta. Quell'altro è stata Intanto, tosta. Guarda, c'è un altro tuo super collega, Emanuele Montesanti, che è passato a trovarti. Ciao, super doc, bella diretta. È bella, sì, ci sta Giorgio Terenziani. Grazie. Grande Manu, grandissimo. Sarebbe divertente vedervi suonare insieme, cioè proprio i 2 cattivoni del groove, quello estremo proprio. Facciamolo, cioè YouTube in mezzo, non si può fare nel 2023. Sì. Batte ancora? Si sente forse ancora? Ancora un po', sì. Adesso, mentre chiacchieriamo, aspetta, mi leggo i cappelli e lo sistemo, così. Yes. Potremmo anche fare un intervento di quelli seri, però... Proviamo. Se la fai a sistemartelo, siamo meglio, siamo sistemati meglio. Ok. Allora, aspetta, ti leggo una domanda qua, intanto... Domanda che sei veramente da tamarri quelli veri. Questa cosa colpisce sempre tutti. Accendili già che ci sei. I LED sul manico del basso sono del modello originale o è un modello personalizzato? Nessuno del due. Nel senso che non sono dell'originale e l'ho personalizzato io, non esce dal custom shop Ibanez. Quando ho fatto l'accordo con loro al NAMM 2017, qualcosa del genere, gli ho detto io però voglio i LED sul basso, ragazzi. Cioè non si scappa. E allora ci siamo accordati con un liutaio che mi ha detto ma io ti rifarei tutto il manico perché è più facile. Ma Ibanez non voleva, perché voleva comunque che sul retro della paletta rimanessero tutti i codici, il marchio CE, e si capisse che non era proprio una mod vera e propria. Quindi un lavoro certosino fatto da liutaio, con il suo costo eccetera, si può fare. Ci sono tanti modelli che escono già coi LED oggi, e i primi che ho messo erano del 2003. E lì era veramente pionieristico, li aveva praticamente solo Mark King dei Level 42, sì, e Steve Vai, erano sostanzialmente solo loro. Veramente figo, perfetto. Aspetta che, ecco, c'è un altro... Grande Yuri, ciao. Yuri Guglielmi, buonasera maestro. bene cari. Allora, aspetta che intanto io vado a farvi vedere, visto che ci siamo. Guardati, eccolo. Oh, presidente, eccolo. Ti saranno fischiate le orecchie anche a te. Mamma mia. Abbiamo veramente nominato 100 volte. Grande Alex Stornello, grandissimo. Il papà fondatore, presidente Deus Ex Machina di MMI, dove io insegno con orgoglio dal 2009 nelle sedi di Verona, Parma e Modena, e anche a casa online faccio comunque tutti i corsi per MMI, mi ha accolto, formato e legnato
praticamente dal 2004, quando io non ero ancora con lui, ma lui supervisionava una catena di video. Il primo video didattico che ho fatto, e sono venuto qui a Roma e sono di nuovo qui nel posto del reato, e me l'aveva corretto il video, pensa te, Thomas. Io l'avevo registrato su CD, cioè su Cakewalk al tempo, Sì. basso e voce, gli avevo dato lo script con i titoli scritti e gli avevo dato sul CD l'audio e il parlato di quello che sarebbe stato il video. Lui si è ascoltato, e qua non va bene, qua, e aveva fatto il supervisore. Devo dire anche però che ho visto indietro che c'è mia mamma online, Patrizia Scardovelli. Aspetta, Aspetta che la vado a cercare, aspetta, aspetta, che mia mamma non accede a Facebook per nessun eh. motivo. Eccola. E mia mamma è la maestra, nel senso che ha fatto la maestra nel piccolo paesello a 15 metri da casa, scusa, 30, per una vita. E quindi questo tipo di parlantine, questa attitudine didattica viene da una parte da lei e da parte dall'animo ricercatore di mio papà, che continua a ricercare, fare, scrivere. Quindi io ho questo frullatore di, come si dice, condivisione, divulgazione, ricerca, che Yes. è proprio eredità familiare al 100%. Mi sembra più che giusto. Poi abbiamo Luca Nicolasi, che salutava il nostro montatore. Eh sì, che oggi ha lasciato un saluto per Gaspare Vaccaro che si sta occupando di tutta la parte di editing. Anzi, volevo pure fare un piccolo spin-off per ringraziare la new entry nel team di Music Off del video editing che è Noemi Terrasi, dei ragazzi di Music Off Young, che da una decina di giorni sta affiancando Gaspare Baccaro nel editing dei video di Music Kisser e anche di Music Off. Quindi benvenuta a Noemi, sei venuta proprio a finire in un posto di matti, di quelli veri. E comunque oggi è arrivato questo messaggio di Luca Nicolasi che diceva: salutami tanto Gaspare. Allora te l'abbiamo detto, Gaspare, nell'ultimo video, e l'avresti visto a settembre, però Poi si è palesato, quindi spoiler. saluto Ade Porchera, che è un bassista che sta facendo tra l'altro una serie di groove su Instagram straordinari, quindi potete seguirlo, perché è un ragazzo molto bello, ma è molto più bravo che bello. Ed essendo molto bello, pensate quanto è bravo. E poi c'è Pier Bernardi, che è un altro bassista di quelli cattivi. Io l'ho conosciuto quando suonava praticamente solo i Red Hot Chili Peppers e mi spaccava la faccia. Anche se era un po' più giovane di me, mi stava pure un po' sulle palle perché era molto bravo. E invece adesso siamo colleghi, ci vediamo pochissimo, ma è uno bravo bravo. Vedo Enrico Viappiani, Yes. bassista fotografo che ti piacerebbe molto, fotografo di prodotto oggi, Madonna. di quelli tra i pochissimi sensati, e bassista che ha una scuola a Reggio Emilia. E quindi si vede un po' di persone che conosco. Vabbè, Luca Nicolasi, non, ragazzi, cercatelo, perché se non lo conoscete siete colpevoli. Ora ci sono 180 persone collegate, quindi va benissimo, sì. Vabbè. Ci sta più che giusto. E, allora, scusa, volevo farvi vedere questa cosa e poi fare un altro po' di domande a Giorgio e poi parlare anche dell'altro corso, mi piacerebbe. Io Certo. però, prima di far vedere bene questo percorso da vicino del Big Bass Theory e poi chiudere questa parentesi qua, ti vorrei fare un altro pezzo perché qui la regola ogni 30 minuti si suona un brano. Allora, Potremmo fare la ballad che dicevi prima, no? potremmo fare la ballad, dai. Però, sì, dai, l'altro, quello cattivo, ce lo teniamo per la seconda parte. Considerate, ragazzi, mentre io carico, mi rimetti gli argomenti di Big Bass Theory? Perché Yes. non mi è piaciuto che non mi siano arrivate domande. Quindi, visto che siete in 180, che è anche un ottimo BPM per scaldarsi quando si parla di velocità, e non mi sono sbagliato nel dire scaldarsi. Eccolo qua. Ragazzi, se dico da 140 a 300, bisogna che 180 sia facile, se no è un disastro. Aspetta, Leggete. scusa, soltanto un altro saluto che è bello, mi piace, io passo i commenti di tutti, cerco di passare i commenti di tutti, però è veramente molto figo quando passano i colleghi, è passato Nazareno Zacconi adesso, bassissimi, invece di Bassissimi. carissimi, ciao a Super Giorgio, grande, Grande. grandissimo Nazareno, grandissimo. Lo conosco di fama, non ci siamo mai incontrati, secondo me. Diciamo che lui lo conosci di fame più che altro, perché è un vero professionista. No, Grandissimo Nazareno, no. bravissimo chitarrista, fenomenale, guarda. Ah, sì, quello lo so anch'io. Poi ha fatto un tour insieme a Dottor Viossi, Yes. che è tipo mio fratello, my brother from another mother, come dicono quelli bravi in inglese. E lì mi ero informato su chi fosse, ho detto, beh, insomma, che bella coppia di chitarristi. Sì, sono fatti veramente tanto male. Quindi, ragazzi, un po' di scale, ne abbiamo parlato. Beccate un altro argomento che mi piacerebbe vedere un po' che cosa interessa di più a voi, perché io,
su questo corso, ripeto, ci ho messo la faccia su Big Bang Theory, ancora di più che sul corso avanzato, perché è stato un azzardo fare questa cosa per bassisti, e quindi voglio il vostro feedback. Soprattutto dai bassisti, Eh sì, dai ecco. bassisti, Sì, se me lo sì, dà un sì. chitarrista sono felice, però bassisti. Sì, il mitico Viossi, dice Nazareno. Allora, lento, mi maggiore, clima natalizio. Mi sembra giusto, giusto due Esatto. giorni prima di Pasqua. E andiamo un po' più tranquilli, ci rilassiamo un po' e via. Aspetta che è arrivato un commento. Dopo rispondiamo. Yes, me lo segno, me lo salvo in... Mommeo segno. Mo segno. Vai. Va vado. Yes, scusate che stavo sistemando le luci, non ho fatto tempo a spegnere. Grande Giorgio. Un po' più. Questo c'è un altro mix, questo qui l'ho aggiustato un po' in Ah, corsa. perfetto. Perfetto, c'è meno roba. Sì. Thomas, inquadrati e spegnimi che mi devo soffiare il naso Madonna, fortissimo. Madonna, guarda, eccolo. Oddio, si soffia il naso, è terribile. Spengo anche il microfono, sarà terrificante. Face red heart shape. Bellissimo. Aspetta che vado a beccarlo. Cazzarola, questa... devo scrivere al restream e dirgli che ci devono passare le icone di YouTube, perché questo cuoricino nuovo che hanno messo su YouTube è veramente fichissimo e tu non lo puoi vedere. Sono tornato operativo. Bene, aspetta, ti riapro. Eccolo qua. Ah, ecco, Grazie, sono ancora grazie, vivo. grazie, grazie, Questo grazie, grazie. intanto è a zero. Perfetto. Questa era la parte della felicità, oppure. Sono felice, ispirato, mi sono appena soffiato il naso e stavo per morire. Sembrava la colonna sonora giusta. Mi sembra più che giusto, più che giusto. Allora, intanto leggiamoci queste due domande. Anzi, la prima è questa, che è una risposta di quali sono gli argomenti del corso di Ah, Big Bang perfetto. Theory che più volevano sapere un approfondimento è arpeggi e accordi, Accordi. che è un po' arpeggio, 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 non c'è, arpeggi non c'è mai fine. Allora, arpeggi accordi. Si parla spesso del fatto che i bassisti devono sapere gli arpeggi e devono suonare per arpeggi. Che cos'è un arpeggio? Nel mondo chitarristico è questo. no?
Noi invece intendiamo come arpeggio l'esecuzione conseguenziale delle note che formano l'accordo, la prima, la terza e la quinta. Se non sapete la scala, però, la prima, la terza e la quinta di che? Perché se l'hanno la nota 1, 2, 3, quindi già c'è un problema a livello di conoscenza. Io devo sapere la scala per sapere davvero cosa fare per l'arpeggio, se no ti devo chiedere un atto di fede. Quindi le note che compongono l'arpeggio, almeno a livello base per il mondo bassistico, sono la prima, la terza e la quinta di una scala diatonica eptafonica. Può anche essere non diatonica, se vogliamo essere proprio precisi, però eptafonica sì, per forza. Prima, terza, quinta. L'arpeggio ci dà una mappa molto veloce e spendibile e spesso esaustiva di quello che possiamo suonare senza sapere tutta la tonalità e magari se ci sono anche dei cambi di accordo con dei corpi estranei alla tonalità stessa che noi non necessariamente riconosciamo o perché la tonica è la stessa, cambia solo la natura dell'accordo, un minore o un maggiore, o perché non riusciamo a categorizzare quella tonica che cosa fa. Se sappiamo la natura, suoniamo l'arpeggio, anche se non sappiamo la scala che andrebbe applicata lì sopra, ci salviamo e facciamo qualcosa in più della tonica stessa. Se io ho per esempio un giro Sol, Re, Do, e so che sono maggiori, so che ho Sol, Si, Re, Re, Fa diesis, La, Do, Mi, Sol. Se sono anche abbastanza sveglio, mi porto le note in altre posizioni, quindi questo Si potrebbe essere questo, e quindi ho il Do. Si, Do, Re. Ho il La, che è la quinta di Re che mi posso portare sotto. Perché ho aperto la corda vuota? Perché è un Mi, che è la terza di Do. Quindi la mappa degli arpeggi non si limita in questo caso come prima alla pura posizione, ma va traslata nelle varie ottave per poterle connettere e rompere la posizione stessa. Ok? A questo punto l'arpeggio diventa la griglia minima dell'accordo che ci permette di muoverci. Va bene anche se abbiamo, appunto, come dicevo, un corpo esterno, perché noi potremmo avere, facciamolo proprio per far sentire, faccio una cosa un po' tosta, Mi minore, Mi bemolle maggiore, Re maggiore, Do maggiore, dove il Mi bemolle è un interscambio modale, quindi un corpo palesemente esterno a una progressione che è altrettanto chiara in Mi minore, quindi solo fa diesis in chiave. E noi se ci suoniamo i nostri arpeggi, poi scegliamo se vogliamo usare o meno queste note, non è che siamo obbligati. Dopo è sempre un fatto di gusto e scelta, quindi proviamo a farlo insieme un attimo. Anche semplicemente questo è la quinta. Questa è la quinta, solo messa l'ottava sotto. L'altra è il Sol che c'è già. Potrei usare il Sol come passaggio naturale perché è la terza minore di Mi e la terza maggiore di Mi bemolle. Potrei tenere questo Sol inchiodato e funziona. Adesso ve lo faccio sentire. Esempio di quel che mi chiedeva il ragazzo prima, ho fatto quasi un arrangiamento orchestrale perché ho fatto Sol sul primo Mi. E allora ricordatevi sempre che la chitarra suona nella seconda ottava del basso. Ok? Quindi anche se voi siete qui, siete all'altezza della chitarra, se il chitarrista sta suonando non a fondo manico ma sopra, siete comunque sotto di lui. Quindi giusto ragionare sull'armonia, le terze così, ma siete sempre ribaltati, cioè se lui suona Mi e voi fate Sol, è questo come suono quello che viene fuori, eh? Non è il rivolto corretto, perché voi siete più in basso. Occhio che questa è un'altra roba e parliamo di accordi in cui voi lo studiate su carta e poi nella pratica è completamente diverso, perché
io magari mi aspetto questo che è rivolto come effetto, tutto vicino a parti strette, e invece viene fuori questa roba qui che è molto più tensivo e armonicamente ricco. E quindi in questo corso andiamo anche poi a parlare e sviscerare un po' queste tematiche di come si applica la teoria nella vita reale, perché semplicemente sembra stupidata, ma anche sapere che le due ottave sono matchate diverse, perché il chitarrista suona un'ottava sopra e anche la mano destra del pianista suona un'ottava sopra, ribalta completamente la concezione dei bassi e dei rivolti, e quindi del loro ruolo. E magari per un direttore d'orchestra che ragiona sulle linee tra basso, contrabbasso, viola e violino, tutto normale, ma per un musicista rock no. E invece facciamo diventare normale. Così ho già dato un insight abbastanza cicciotto. Bello cicciotto, sì sì. Allora, intanto quindi vi do quest'altro feedback. E, aspetta, no, c'è un'altra domanda di Alex Pederiva che dice: ciao Giorgio, come ragioni gli arrangiamenti basso-voce? Ne ho sentiti diversi dei tuoi e mi pare di aver sentito una parte simile al pianoforte, davvero spettacolari. Intanto ti ringrazio molto, soprattutto perché li hai sentiti. E allora, sembrano pianistici perché suono in tapping, perché mi serve avere più suono, ma in realtà li penso sempre orchestrali. Cioè, io sempre, il piano lo conosco poco, e lo capisco il giusto come strumento, mentre se penso al quartetto d'archi, che sono parti singole, a me funziona. Quindi uso quel metodo lì, un po' più classico. E c'è sempre questo scambio tra il contrappunto e l'armonizzazione, la pausa e il pieno. Quindi io so che tutti mononota, grande botta e poco materiale armonico. Più un accordo si sviluppa in verticale, cioè a tante note, e non tante note perché faccio 100 volte la stessa, ma le settime, le nonne, le tredicesime, più è diffuso e meno è forte. E poi c'è questo contrasto: più l'accordo è facile, meno attenzione chiedo all'ascoltatore, e più però è facile perderlo perché magari guarda il telefono. Più l'accordo è complesso, adesso la sto facendo iperbolica ma si capisce, più io chiedo attenzione all'ascoltatore, ma potrebbe essere quasi allontanato perché diventa un accordo fusion, un accordo da progressive, così ho messo pari tutti. E quindi si stanca il terzo accordo. Quindi da una parte c'è questa quantità di note in un singolo momento, a T0. Nello sviluppo, vuoto e pieno, cioè che cosa sta suonando a livello melodico, e il basso, che in quel caso voglio che sia protagonista, sta fermo e quindi fa una parte plan e dà tutto il risalto sopra, oppure fa un contrappunto, cioè suona la cosa più importante di risposta, o armonizza. E quindi questi sono i ragionamenti. Parto quasi sempre da un'improvvisazione, anche perché alcune cose sono tecnicamente molto difficili e le voglio riuscire a fare, perché tanti di quei video che hai visto sono poi take live e tendo a rimontarle esattamente come sono sul video, perché non voglio che siano dei finti playback, cioè dei finti live o dei playback tremendi. Voglio che abbiano ancora un po' di sentimento dell'abbiamo fatto insieme, anche se sono 10 take, faccio proprio i ciak, e quindi se cambia telecamera cambia la take, ok? Quindi quella è una logica che mi piace dare come trasparenza verso il pubblico. E più o meno ragiono in quel modo, parto dall'improvvisazione e poi la sistemo con quest'ottica. Adesso sto pensando se mi viene in mente un brano che non metto su per motivi di copyright, ma te lo suono. Assolo di Sweet Child O' Mine, quello pa ba ba pa ba, tipo tan. Pa ba ba. Questa è la risposta. Pa, pa. Quindi diventa così. Ok? Succede questa doppia roba. Facciamola al volo. Eh no, non posso partire con il solo perché c'è la pausa, non vado a tempo. Parto con l'accompagnamento. Bene.
dub. Questo è accompagnamento secco. Questa sarebbe la parte solista. Cosa aggiungo? Sentite che si incastrano, si rispondono. Andiamo, ancora. Questa è la logica. Poi questo è un esempietto, adesso con tutto, l'altra chitarra sotto, per come è suonata, queste due note hanno ancora più peso, fatte lì. Però spero di averti dato un esempio un po' di come funziona quando questo è più contrappuntistico perché è fuori dal solo, ok? O dalla linea solista, il solo e la voce sono uguali come peso. Bene, spettacolo, hai visto pure un bel po' di contenuti che arrivano pronti via. Intanto mi segno queste due domande che ci abbiamo dopo. Allora, io vi faccio vedere l'ultimo girettino insieme e poi andiamo un attimo avanti che abbiamo un altro po' di contenuti veramente belli questa serata. Stasera vi presentiamo, tra le varie cose, oltre a questa serata di didattica insieme a Giorgio, questo primo corso, Big Bass Theory, quello che hai sempre studiato e non hai mai capito, ecco, in modalità... Arroganti! Esatto, belli aggressivi, ci piace. Oltre al materiale che vedete qui, fotografie e tutto quanto, abbiamo già mostrato prima, ci sarà tutto un percorso che Giorgio veramente adesso sta un po' raccontando anche stasera, che sia veramente innovativo per lo studio della teoria, l'armonia proprio sul basso, con il basso, per il basso e tutto il cucuzzaro. Questo diciamo sono gli argomenti del corso. Adesso io vi metto su questo QR code, potete andarvelo a vedere, quello è la pagina che sto scrollando adesso, la potete recuperare col vostro telefono facendo una foto allo schermo. E che cosa c'è di particolare di poterlo avere stasera in pre-order? A parte chi è Giorgio Terenziani, se non lo conoscete, a parte magari datevi una chiodata, ma visto che il tenore dei commenti penso che tutti sappiano chi sei, Giorgio. E questa sera, diciamo, da questa sera in pre-order si può avere al 50% di sconto questo corso, che uscirà tra un mesetto e mezzo circa. In più faremo una diretta, nel senso noi ci occuperemo della parte tecnica, una diretta privata, personale, soltanto per diciamo chi si è preso questo corso di Giorgio, insieme a Giorgio, quindi approfondita dopo che uscirà dopo il rilascio del corso, ragionalmente ad agosto, dove vi potrete confrontare con Giorgio e portare tutte le vostre domande e feedback relativamente al corso. E in più, per il secondo corso, del quale adesso parleremo un po', che non è in pre-order da adesso, uscirà ragionevolmente, ecco, durante l'estate, che è un corso di Ultimate qualcosa, adesso dopo lo Rock Bass Technique. Chi avrà preso il corso in pre-order ci avrà un prezzo speciale del 30% di sconto sul prossimo pre-order. Quindi adesso vi lascio questo link che potete scannerizzare, vi mando il link anche in chat e lo potete anche cliccare direttamente, oppure se siete sul canale di Giorgio, perché c'è molta gente collegata dai tuoi canali, Giorgio, stasera. Potete tranquillamente andare sotto penso sia sul video di YouTube e anche su Facebook, nella descrizione c'è il link a questo Bit.ly. Sentitevi liberi di vederlo o no, però ecco, diciamo, il lavoro che stiamo facendo è proprio portarvi queste serate dove comunque vediamo dei contenuti durante le dirette, come abbiamo sempre fatto, e in più chi vuole un upgrade, diciamo, una versione più approfondita, adesso ci sono dei corsi su questa piattaforma nuova che abbiamo messo su da qualche mese, sul mondo del Big Bass Theory, questo primo corso di Giorgio. Eccoci qua. Bene, dai, sono un po' rincoglionito pure io stasera, quindi siamo... Gli abbiamo dato forte in questi giorni. Sì. Cioè, quante ore abbiamo registrato? Considera, ci sono quasi 8 ore di girato, 9 ore di girato, quindi ci sarà veramente tanta ciccia. C'era una domanda velocissima sotto su una linea di basso su note alte. Guarda, ce n'ho tre di domande, ben sì, tre.
Esatto, perché io le sto salvando da una Ah, parte, ok, e top. così dopo c'hai tutto il cucuzzaro a disposizione. C'ho il rispondometro. Esatto, intanto ti chiedo questa, che secondo me è la più, diciamo, attigua Eh sì, al pensavo a contenuto. questa, Durante un infatti. assolo di chitarra, un accompagnamento di basso a note alte di un'ottava, può funzionare? Può certamente sì, Steve Harris lo fa spesso, ok? Però è un altro chitarrista. Quindi sul può funzionare, assolutamente sì. Si fa spesso statisticamente? Assolutamente no. Quindi a me piace quando la gente si prende dei rischi, eh. Mi sta tirando l'in-ear. Ecco, a posto. Tu li tira ieli se te li Sì, tira quando esatto, li tira il dito più forte e più tira. veloce, accendo anche i LED. È così. Quindi sì, può funzionare. Chiaramente stai svuotando il brano, quindi se hai un tastierista o un chitarrista cambia un po', se sei da solo cambia molto. È sempre l'effetto che fa. Cioè, perché no? Se prendi tipo Moonchild degli Iron Maiden, c'è una parte che tipo Steve Harris durante il solo va a suonare tipo più alto di così. Lui tra l'altro ha 21 tasti, aveva 5 tasti più, fine, non c'era altro. Quindi sì, si può fare, non capita spesso. Ecco, sperimentare sì, sempre per il bene della band. Secondo me quello che manca delle volte, e che per me sono i chitarristi e non i bassisti, è farsi i fatti propri a prescindere. I bassisti questo non lo possono quasi mai fare. Non dovrebbero farlo neanche i chitarristi, quindi siate educati, siate bravissimi, e quando volete fare qualcosa di sperimentale, se può avere senso e dare carattere alla band, combattete per la vostra opinione. Se invece voglio fare un solo durante il solo di chitarrista, o glielo dite in faccia, magari vi prendete un no, o vi sentite dire che l'idea era una cagata pazzesca. Esatto. Ok, aspetta, ti faccio vedere quest'altra domanda. Giuseppe Zani, ciao Giorgio, ciao Thomas, innanzitutto complimenti. Grazie Giuseppe, grazie mille. Domanda inerente al suono. Ormai si suona tutto in digitale, plugin e molti effetti vari. Come gestisci il suono, diciamo, da casa e il suono da palco? Usi gli stessi suoni dentro nella testata, cassa, eccetera? Grande domanda, ho la risposta per te. Scusa che Allora. ti finisco di leggere la domanda che non arriva lì, non l'ho visto adesso. Scusa, usi gli stessi suoni ed entri nella testata cassa sul palco, mentre nella scheda audio a casa, oppure tieni due banchi di suoni separati, ognuno per la sua destinazione? Allora, io parto dal presupposto che vorrei, spero di riuscirci, avere sempre lo stesso suono in tutti i contesti, che suoni Linkin Park, che suoni con i Mr. Pig, che suoni con gli Artemis, che io sia qui. Io vorrei sempre avere i miei due o tre suoni di riferimento pulito, distorto, assolo. Come arrivo a questo risultato prevede ricette leggermente diverse, ovvero, allora intanto io faccio live professionalmente dal 99, dal 2000 di brutto, e sarò stato microfonato live 3 volte in vita mia. Quindi la mia reference è comunque sempre la DA della testata, quindi il suono della cassa per me è stato un monitor, niente di più. Fuori quello che si sentiva era la DI della testata. Per cui ho costruito un suono sulla pedaliera che funzionasse bene fuori, ok? Uscendo in pre, quindi saltando le Q della testata, che diventava solo una correzione per il mio ascolto interno in palco. Quindi questo suono è la matrice di quello che poi voglio anche online. Visto che si parla di simulazione di pedalini, perché io uso Zoom e quindi non ho mai usato roba analogica, proprio mai avuto un pedale analogico. Ho comprato una volta la simulazione di TS della Behringer, che penso di non aver usato perché mi sono vergognato, a 28 euro, una cosa così. Ma parliamo di 2006-2007. Eh sì. Come backup, la catena di segnale, quindi che poi è molto semplice, compressore, distorsore, fine della storia, me la sono portata nell'Ampeg SVX prima e poi in Amplitube 4 e 5 dopo, e quindi replico quella con la simulazione di Ampeg, cambiando tra i vari marchi, quindi Cicognani, Gallien Kruger e adesso GR Base. È uscita oggi la notizia che sono passato Al dopo, lato oscuro della forza. esatto, al lato scuro del suono. Era ad ottobre che provavo Ampli perché volevo cambiare. Bene o male, il concetto è quello che per il suono fuori, il concetto è sempre lo stesso: parto dal suono della pedaliera e poi aggiusto e gestisco il gain per dare il colore giusto alla DI. L'EQ mi serve per fare in cassa lo stesso suono che voglio. Adesso suono 90% in in-ear, quindi con un silent stage,
È un po' più difficile perché comunque non avendo una produzione 100% mia non ho fatto i calchi, ovvero li ho fatti e poi li ho spaccati perché non sentivo niente, quindi suono libero esattamente come stasera. In linea sono di qualità ma non ho il calco perfetto che mi isola, quindi i bassi sono sempre un po' poveri e quindi suono molto pianino, molto elegante in modo da sentire bene l'attacco e sentire i bassi proprio bene perché se alzo un po' il volume è finita. Per cui non sento una gran differenza tra il plugin e la pedaliera. Quando faccio lezione uso ampli normali e al 90% arrivo allo stesso suono, perché comunque io ricerco un suono con tante medie, che abbia un attacco veloce, e credo che a un certo punto, tu giri i pomelli fin quando non arrivi dove vuoi tu. Poi per fare l'extra mile e arrivare al tuo suono, devi avere qualcosa. Adesso io qui sto entrando dalla pedaliera, dalla Zumbi 6. Con gli stessi preset che avevo nella B3, solo adattati, ma potrei anche entrare da Amplitube, l'altra diretta se la cerchi. Ho fatto anche lo stesso pezzo, il secondo che ho suonato, ero tramite Amplitube. I suoni sono più o meno quelli, perché poi cambio i parametri fin quando non sento la stessa cosa. Per cui per me oggi analogico digitale, se tu lo riconosci a orecchio, hai ragione a distinguerli. Io sento qualche differenza, magari se sento il basso da sole mi fai sentire le reference. Ma ragazzi, quando suono una chitarra o un basso io non sento nessuna differenza. Live o in studio con tutta la produzione che c'è. Quindi non mi interessa nulla di come uno ottiene il suono e mi interessa poco anche di come lo ottengo io. Sono abbastanza laico e aperto da questo. No, non è una diatriba. Usa quello che vuoi, sii felice. Fai il tuo suono. Questa è la cosa importante, punto. Fallo bene. Se non lo sai, fallo. Esatto. Bene, Giorgio, ora ti leggo quest'altra domanda e poi io vorrei farti parlare un po' anche della tua esperienza di didattica sul mondo della tecnica, Sì, perché oggi hai sì, detto sì, sì. una cosa veramente figa che te l'ho detta, secondo me sarà molto interessante parlarne. E Filippo Zamboni, ciao Ciao. JT, ho una domanda da farti. In base alle stupende linee di basso dell'album One of a Kind della tua storica band Killing Touch, come ti sei ispirato per la creazione di quei giri di basso e di fraseggi solistici? No, Oh, qui c'è della cultura, ragazzi, eh. intanto ringrazio Filippo che ha tirato fuori un disco del 2009. Allora, quel disco l'abbiamo fatto con Michele Lupi come produttore mastermind che mi ha guidato nota per nota, e non scherzo, nota per nota, perché lui aveva già la visione completa, del disco. È stato, non ha scritto tutti i pezzi, ma è come se li avesse scritti tutti perché aveva in testa il suono globale. Abbiamo fatto le pre-produzioni. Molto molto curate, nel senso che abbiamo fatto le linee con tanti tipi di fill e le pre-produzioni erano il disco con i suoni brutti, le parti non sono cambiate, siamo andati a registrare in bella dopo, ok? E abbiamo fatto questa cosa per cui abbiamo fatto le batterie sulle pre-produzioni, le chitarre sulle pre-produzioni con le batterie vere ma già editate e con Casserullo già compressi così gli attacchi erano giusti e io ho fatto i bassi sulle chitarre definitive. E quindi abbiamo scelto i fill e tutte le linee con già le chitarre definitive, le parti diciamo più d'accompagnamento, la parte armonica è scelta largamente da Michele e la parte un po' di come gestirla a livello ritmico 50-50. I fill sono al 70-80% suoi, perché sono tutti incastrati con i cori e l'orchestrazione e i pianoforti che io non sapevo. Lui sapeva già cosa dovrebbe aver suonato, ma io no. E quindi facevo una cosa e diceva, ah, questo non ci sta. Perché non ci sta? Eh no, perché dopo faccio un piano che fa un'altra roba e lì non si incastra. Ok. I soli invece, come sempre, mi ha dato le battute, mi fa suona, fai quello che vuoi, me li sono provati, li ho portati. Non mi dice quasi mai niente sui soli, né sul tempo, né sulla scelta delle note, perché se sul tempo e la scelta delle note, quando fai un disco del genere, devi essere incastrato con gli altri, quindi ci vuole un regista, puoi essere tu, bassista, sul disco degli Absinthe Aura, per esempio, che più o meno è coevo, cioè stesso periodo, abbiamo prodotto io e Viossi, quindi ho chiesto molte meno cose, perché sapevo io tutte le parti che avremmo fatto in arrangiamento, ce l'avevo già in testa. La parte solista invece è un'emanazione di te stesso, se in quel momento li vuoi stare avanti o indietro sul tempo, stai avanti o indietro sul tempo. Ci sono proprio logiche diverse. Quando devi essere al servizio della band e quando invece è il tuo momento, è chiaro che non devi sbagliarti, ma se quello è il tuo modo di esprimerti, è il tuo modo di esprimerti. Punto. Bene, che figata. A parte che qui stiamo usando dei termini meravigliosi, quando hai detto coevo, ci ho avuto veramente un brivido lungo la schiena, è stato stupendo.
È stato stupendo. Allora, io direi che se per te va bene, sì. visto che ti vedo che ti stai già preparando per la morte civile, di suonare un brano che introduce, diciamo, quest'altro settore, no? Dove tu sei molto famoso per tutto quello che riguarda il mondo della tecnica, anche estrema. E poi ne vorrei parlare un po' con te. Intanto c'è un ringraziamento di Filippo Zamboni, stupendo, grazie per la risposta specifica, non lo sapevo. Grazie mille, contento di averti risposto. Sì, anche poi, Michele, secondo me, gli deve essere fischiato l'orecchia oggi veramente tanto. Alla grande. Poi lui ce l'ha poco sensibili, a proposito. E allora, questo brano gli ho dato come titolo, così tra di noi, Attitude First, perché, e l'avevo detto prima, è una specie di mini tributo all'inizio al dottor Billy Sheehan, perché molte delle cose che faccio derivano da lui e poi hanno preso la via, e quindi lui usa questo basso che è un attitude, e quindi visto che inizia con una citazione che qualcuno riconoscerà, attitude first. Yes, go! Yes, la faccia della citazione, mamma mia ragazzi, che male. L'inizio sì. Era quello. E qui ho fatto anche una cosa che non mi ricordavo, ma aveva chiesto prima Alex, quella specie di contrappunto sul solo. Quello doppiava proprio la chitarra a un certo punto. Era l'esempio di Sweet Child O' Mine fatto bene in contesto, senza usare pezzi con copyright. E quindi quello ci stava. Eccolo, guarda. Addicted to that rush. Bravo, bravo, bravo. Spettacolare, bravo. Adoro le parti tecniche unite alle melodiche. Yes. Ragazzi, qua lo dico per i puristi, la chitarra la suono io. Esatto. Mi diletto, quindi mi faccio anche il solo di chitarra. Mi sembra più che giusto, così c'hai più cachet. Sì, ma perché tipo il Martu, cioè, mi dice, ma te lo faccio io, sì, ma poi te lo devo chiedere, dai, fammi divertire un po'. E via. E via. Sai che stavo vedendo? Mi fanno sempre ridere queste cose che durante le dirette, quando ci arriviamo, veramente c'è sempre il delirio dell'ultimo momento, fai, taglia, cuci, eccetera. Stavo vedendo che in questa schermata dove siamo noi insieme c'è lo sfondo, non è un basso, ma è la strato di Osvaldo di Dio. Che ci guarda dall'alto e ci giudica. Vedi, Osvaldo di Dio. Facciamo così, dai, la cambiamo in diretta proprio. Eccolo. Va bene, va in bene. In the face. Senti Giorgio, dai, parliamo un po' di quell'altro metodo, perché al di là ovviamente che non è il momento ancora e non è ancora in lavorazione neanche nei sogni, però visto che l'abbiamo girato e abbiamo condiviso molto, mi piacerebbe che facessi un cappello di 3 minuti parlando di questo secondo corso, che è Ultimate Rock Bass Techniques. E poi parlare di, insieme, magari ti rifaccio la domanda nello specifico su quello che ci siamo detti in merito al salto, no?
della performance, invece esatto. di fare cose progressive. E quindi vedo che sei pronto col menù, quindi esatto. vai col menù. Sì, chef! Esatto, anzi vi faccio una citazione diversa. Oggi voi siete i miei atleti marziali, siete il mio dojo e mi risponderete sì, sensei. Voglio vederlo scritto. No, guarda, appena caro l'hai sensei, perfetto. Appena l'hai in detto. Questo dojo non si suona in ottavi. Voglio vedere sì, sensei. In ok. In questo dojo non si suona in ottavi. In questo dojo non si suonano schemi due note per corda. Sì, sensei. Perfetto. E in questo dojo non facciamo i salti di ottava funk. Sì, sensei. Guarda, bravi. Vedi. Di cosa parleremo in questo dojo? Tecnica a tre dita, da 140 a 300 bpm, perché da 140 in giù ve la studiate voi, che è facile, ok? Salti di corda, colpiti, legati, in tapping, questo è divertente. Sweep, perché noi gli arpeggi li suoniamo solo veloci, perché gli arpeggi, dopo facciamo del boogie boogie, anche no. C'ho la faccia da boogie boogie? C'ho la faccia da boogie, l'uomo nero, no il boogie boogie. Esatto. Tapping lineare a due mani. E a due mani, perché quello non può mancare, e poi facciamo un bel mix da combattimento del tutto. E voi siete pronti a affrontare questo percorso? Sì, sensei! Perfetto. Ragazzi, c'ho anche la maglia del samurai. Esatto. Tatuaggi giapponesi, non sembrava preparata, e invece aspetta, no. Fallo vedere il tatuaggio, mettilo vicino lungo il manico. Eccolo. Se abbassi un pochino si vede. Perfetto. Eccolo lì. L'ombra del fulmine. Steph Bose dice fate venire voglia, penso che dopo andrò a giocare il mio TRB5. Bravo, questo è uno dei complimenti più belli che tu mi potessi fare. Allora, al di là della tosse, oggi yes. abbiamo condiviso, dopo ti rispondo Simone, la verità è perché sono un metallaro, però so farlo. Allora, abbiamo condiviso questa cosa, il problema di quando si parla di velocità estreme, cioè molto molto veloci, anche semplicemente parlare qui sopra, come faccio io a ottenere una consistenza su questa velocità o riuscire a essere comodo, parlare, mentre suono questi pattern che sono tecnicamente facili se io li suonassi lenti, ma non li sto suonando lenti e molto spesso mi servono esattamente in questo modo in tanti generi. Come faccio a acquisire questa capacità? Che percorso devo fare? Di sicuro non posso costruirla piano piano 2 bpm alla volta. Ma quello che vi sto per dire non è una cosa spocchiosa che dico io, ma come vi dicevo prima, nel 2007 ho fatto questo metodo perché cominciavo da ormai 3-4 anni a spiegare tecnica a tre dita e sviluppo della velocità, e in 14 anni di onorata, aspetta, 2007-2023 sono 16 anni. In 16 anni di onorata carriera, anche grazie a alcuni grandi marchi che mi hanno dato fiducia, MMI su tutti, dove sono dal 2009, coordino il reparto nazionale, quindi ho formato praticamente tutti gli insegnanti che non erano storici prima di me, 500 allievi li ho visti e almeno 400 mi hanno chiesto di suonare a tre dita, di implementare la loro velocità, anche non per il rock metal, ma di essere più capaci proprio esecutivamente, perché non riuscivano a suonare Around the World dei Red Hot Chili Peppers, Hysteria dei Muse, quindi cose pop, ok? Bene, e mi sono accorto e ho creato questo percorso, e adesso vi condivido questa pillola, che sbagliavamo approccio, ovvero come posso io andare da 140 a 180 bpm 2 bpm alla volta, e ci metto una vita anche se sono studente modello. L'idea è quella di mi metto a 180 e mi valuto. Allora, se non ci arrivo neanche vicino, vabbè, non c'è niente da fare, ok, devo scendere, ma mettiamo che io sia un po' sporchetto e faccia un po' schifo. Click. Click. Avete sentito che sono andato fuori tempo all'indietro? Quindi riprovo. Mi dico, ok, io ho una capacità di movimento che possiamo parlare di pretecnica, di meccanica, perché attenzione, la tecnica, la musica, ma voi con cosa suonate il basso? Col pensiero? No, perché voi suonate con le mani.
E c'è un gesto atletico nella cosa, piccolo, ma come muovete le mani a livello di ergonomia del movimento, di forza espressa, è come poi suonate, ok? Quindi se io riesco a pulire quel movimento, avere una miglior concezione di quel movimento, riesco a applicarlo meglio alla tecnica che sto usando, che viene un po' dopo. Quindi partendo da questo ragionamento mi sono detto, beh, deve essere una cosa più vicina allo sport, dove per esempio i sollevatori di pesi, se devono lavorare con 100 kg, provano con 130-140, perché poi gestiranno meglio i 100 kg. Allora, quando non suono bene a 180, ma ci sono vicino, col metronomo salgo. Come sali? No, salgo. Qui per quelli bravi bisogna fare uno sforzo di testa, perché bisogna accettare di suonare male. Lo so, chiedo tanto, però è così, fidatevi, è così. Ok? Quindi a questo punto io vado a 190. E a 190 suonerò peggio, eh? Ok? Vado fino a quando proprio non c'ha più senso. Mi sono perso. E salgo e vado a 200 perché ancora si capiva. Io sento che ce l'ho in potenza e cerco di capire. Dico, ah no, ma il problema è nel mignolo, il problema, posso anche fermarmi e commentare. Tanto la destra ci va a 200, quindi... Qui sicuramente sono lente. E poi perdo velocità nella corda di re. Ok, qui potremmo allungare anche il brodo, ma facciamolo un po' corta. Quando torno a 180, ci possono fare anche salti più lunghi, eh? La sensazione è che sia un po' lenta. Ah, la controllo. Avete sentito che sono partito più veloce di destra? L'ho persa al terzo, ma i primi due c'erano. Bene, quando faccio velocità faccio uno scatto, sto studiando scatto, e quindi non devo farlo 50 volte, me ne bastano due, perché la meccanica della velocità non è quella della lentezza, il meccanismo della maratona non sono i 100 metri. Se voi prendete un uomo che cammina e lo accelerate, l'effetto è che sarà ridicolo. Quando voi usate la meccanica della lentezza per andare veloci e non ci riuscite, siete ridicoli e non è offensivo. State facendo un errore e non lo sapete. Okay? Come lo è anche al rovescio, evidentemente. Ah no, certamente, certo, sì. Certamente. Cioè se prendi un 100 metrista e lo rallenti con un video per farlo andare come uno che cammina, e sembra un cretino. Perché sono proprio momenti diversi, fasi differenti. In più... Se siete in questo punto, la velocità non è costruire un mattoncino sull'altro, è scolpire dal pieno. Avete già una meccanica in potenza che vi potrebbe far suonare a 180 di metronomo. Dovete togliere quelle frizioni, quei problemi, quelle piccole sporcizie meccaniche, il polso, la posizione delle dita, sapere che la corda di re, che è leggermente più pesante, potrebbe essere un problema, per riuscire a fare quella cosa, ok? Se poi non è ancora pulita 180, a quel punto andate a 176, 178, 180, ma solo lì, perché avete già guardato in alto, il vostro cervello lo processa, perché se siete in stress a ragionare a 180 non ci suonate. È come il gioco delle differenze della settimana enigmistica, quando ve le hanno fatte vedere, sì, le vedevo tutte anch'io, sì, ma finché non le vedi, no. Altra cosa importantissima, vi lascio solo un flash: la velocità si studia nella parte alta del manico. Fatto una pausa, ve lo ridico, si studia nella parte alta del manico. Per tre motivi. Uno, la corda è più piccola. Ragazzi, il Mi tira 60 kg. È un 110, cioè solo premerlo è una fatica incredibile. Ok? Nella parte alta ho anche meno corpo di corda da tenere fermo, quindi qui c'è del peso. Cioè devo tenere bloccato tutta questa roba. Qui, poco. Quindi parte alta perché voglio le corde piccole, perché sono più semplici da premere, perché ho meno corpo della corda vibrante da tenere fermo, quindi devo spingere meno, e soprattutto i tasti più vicini. Ok, che sembra una stupidata, ma aiuta. Ultimo corollario, si capisce quello che faccio. Se io suono... Mm.
quindi sicuramente è meno distinguibile. Come faccio a autogiudicarmi? Se io avessi provato qui in basso, avrei detto che non andava bene, sarei andato giù di 20 punti. Ma io questa velocità ce l'ho, solo non la sto studiando nel posto giusto, perché qui... Vabbè, sembra una fabbrica di metallo, va bene, però no. Allora vado un po' più su. E se lo faccio in alto? Ma qua funziona, allora ce l'ho questa velocità. E perché in basso? Ecco, allora quando studiamo velocità, ed è un po' il centro di tutto questo corso Ultimate Base, Rock Base Technique, quando studiamo velocità e quando facciamo cose di questo livello dobbiamo ribaltare la nostra ottica e pensare di smontarci, ricostruirci, perché stiamo facendo una cosa diversa. Ed è un percorso affascinante, duro mentalmente, però con i giusti paletti, se uno li segue, ci si arriva, perché io non ci arrivo per talento. Io ci arrivo perché ho capito delle cose e lo faccio in quel modo, e i ragazzi che studiano applicano quel percorso con le loro variabili e fanno meglio e peggio di me in alcuni settori a seconda di come sono loro. Sai che pensavo oggi quando ne abbiamo parlato? Mi sono rivenute in mente tutta una serie di parallelismi sportivi. Certo. Uno di questi mi viene in mente sempre che tu, se fai, magari se c'hai un bravo coach, un preparatore atletico serio, quando tu sei là e ti fai le tue 3 serie da 10... sono quei, adesso fanno altri 3, tu non ce la fai proprio a tirar su neanche il 9, e quei 3 in più che farai anche diciamo addestrato dal tuo coach ti faranno crescere il 30% in più l'elasticità muscolare, la capacità, la forza specifica di quel muscolo. È così. Oppure gli strappi che fanno i pesisti, no? Che sì. Tu sei pronto a lavorare a 100 kg e fai gli strappi a 130 e i 100 kg li tiri giù. È un po' un trick anche neurologico a tutti gli effetti. È un trick assolutamente neurologico, ma noi abbiamo questa, non so se esiste anche negli altri stati, ma culturalmente che no, la parte muscolare, la parte meccanica della musica è un tabù, non se ne può parlare. Cioè sembra che noi suoniamo con l'aria, e invece suoniamo con il nostro corpo va educato dal respiro, di cui parliamo nel primissimo capitolo, perché respiriamo tutti, all'asse delle spalle, del gomito, del polso, al movimento. Perché sono tutti quei punti in cui perdi un 5% lì, un 3% là, un 6% da parte, alla fine ha perso il 20%, invece che andare a 200 sei a 160. C'è tutta la differenza del mondo. Tutto lì. È semplice ma complicatissimo. Sì, sì, sì. Però fattibile. Perché abbiamo anni di storia dalle Olimpiadi di Atene in poi che ce le insegnano. Ma ce ne freghiamo. Sì, ovviamente c'è... Vedere la formazione musicale in una maniera più olistica, ecco, rubo un termine che abbiamo usato molto in questi giorni, sicuramente ti dà uno sguardo diverso su obiettivi specifici, che non è soltanto, ovviamente questa non è una palestra, punto e basta, cioè l'obiettivo è la musica, no? Però se usare un'altra metodologia ti permette di rompere dei cliché, il famoso 300 bpm che è un po' nei sogni della maggior parte dei musicisti, dici, quasi un miraggio, eppure si raggiunge. Chiaramente bisogna cambiare anche quello che fai. Mi viene in mente questa frase che dico sempre pure ai ragazzi: se fai le cose che hai sempre fatto, otterrai i risultati che hai sempre avuto. Esatto. Sì. Scusa, intanto c'è Paolo Caiti, che è un altro bassista bravissimo del server di Discord. Non sapevo di questa live. Un saluto al grandissimo JT, un maestro. Grazie Paolo, grazie mille. Grande Paolo. Però questo corso vi abbiamo lanciato così. L'amo, ma non è ancora pronto. No, esatto. Quello pronto è Big Bass Theory. Yes, che proprio per questo, visto che magari è arrivato qualcuno adesso, allora, intanto io vi invito, adesso rifacciamo risuonare, prima che ce ne andiamo, lo facciamo risuonare anche Giorgio prima che stacchiamo. Vi invito a mettere un like al video su YouTube, soprattutto se ci siete, che sia da noi o sul canale YouTube di Giorgio. Mettere un like e ricordarvi di lasciare un commento quando è finito, perché stasera Giorgio vi ha lasciato veramente un sacco di ciccia sulla quale meditare e lavorare a tutti gli effetti. L'altra cosa è che aspetta, mi sono perso il link, eccolo qua. Il lavoro che abbiamo fatto in questi 2 giorni con Giorgio è stato registrare 2 corsi
meravigliosi, di cui il primo dei due è questo Big Bass Theory, che è un corso di armonia incentrato con il basso al centro per il basso. Rubo le parole di Giorgio. Vai, vai, dagli forte. Di questi giorni, e vi abbiamo preparato questo QR code che potete già scannerizzare col vostro telefono facilmente per vederlo. Questo è il link che adesso vi sta passando, diciamo, in sovrimpressione, visto che siamo poi sempre in disassamento temporale tra la diretta e quello che diciamo noi. Ve lo sto mandando anche in chat, questi vi arrivano sui canali YouTube, Facebook e Twitch di Music Off. Sui canali di Giorgio lo trovate in descrizione, c'è questo link che è bit.ly/bigbasstheory. La cosa figa di poter accedere adesso intanto è: prendo un impegno serio per la mia formazione musicale. Questa cosa è bellissima, perché se c'è una cosa bella nella musica è crescere e poter migliorare la propria capacità di relazione con gli altri. Se lo fai adesso, la cosa interessante è che c'è uno spazio, noi diciamo investiamo su chi investe su di noi e sugli artisti con i quali lavoriamo. Il corso costa la metà, che costerà 37 euro invece dei 67, che quello è il prezzo pieno. In più, con Giorgio abbiamo pensato di fare due gift. Uno sarà una diretta a porte chiuse con solo quelli che faranno l'acquisto del corso, diciamo ragionalmente ad agosto, dove ci si potrà confrontare tutto sulle vostre domande, ovviamente relative a Big Bass Theory, e un altro che, quando uscirà quest'altro corso, che è Ultimate Rock Bass Techniques, tutti quelli che avranno acquistato Big Bass Theory avranno un 30% di sconto ulteriore. Quindi avrete un mare di roba sulla quale studiare a una fraction del prezzo, visto che il momento storico, no, è un po' difficile, tra virgolette, visto che abbiamo passato tutto, l'abbiamo passato e ci siamo ancora dentro. Però la cosa più bella, più straordinaria nella vita è investire su se stessi, proprio a livello formativo. Questa cosa ti trasforma. Quindi, visto che noi ci crediamo veramente, questa cosa non è un mero, passatemi il termine, non c'è nulla di strano, diciamo, la parte di marketing, ma non è un mero marketing, ma noi ci crediamo veramente nella formazione. Investire sulla formazione è molto meglio che investire su fare cose che sono delle mere, tanto per rimanere in tema, illusioni. E attenzione, perché non l'abbiamo detto questa volta, i corsi sono ciccioni, perché sì. Big Bass Theory è sopra le 2 ore. 2 ore e mezza abbondanti. 2 ore e mezza abbondanti con booklet e tutto, su cui lavoreremo forte con tutto il team di Music Off adesso, perché dobbiamo renderlo proprio matchato al video. E Ultimate Rock Bass Technique. Siamo sopra le 3 ore e mezza. Andiamo più verso le 4. Quindi sono un percorso che, per chi già sa le cose, soprattutto Big Bass Theory, rimette in ordine tanto. Io mi sento di consigliarlo anche a chi fa l'insegnante freelance. Perché chi è nelle grandi accademie, è un po', e nei grandi marchi come sono io, ha delle guide, dei coordinatori, ma spesso a me è capitato di fare lezioni a insegnanti freelance che avevano bisogno di qualcosa di strutturato per non prendere da tanti metodi diversi, e in questo caso questo corso a livello di teoria vi dà proprio le fondamenta, le radici per muovervi e per fare poi il vostro, perché è giusto che lo cambiate, lo adattiate al vostro tono di voce. Questo mi sembra la cosa migliore, ecco. Certo, quindi avere un programma di vita, virgolette, come didatti, è sempre un bel boost importante. Bene, io sono felicissimo, intanto siamo riusciti a fare questa serata, abbiamo fatto tutto quello che c'eravamo decisi. Wow. Quindi è stato un bel achievement, 9 ore di girato tra un corso e l'altro, 2 set fotografici clamorosi, vi faccio proprio rivedere 2 foto, fatte da Cristian Gennari per Giorgio ieri. Quindi abbiamo colto l'occasione anche di fare questo, se qualcuno se l'è perse strada facendo, abbiamo fatto un lavoro veramente bellissimo. Perché peccato, ragazzi, mi vediate dal vivo, perché sono molto più belli in foto. Proprio, cioè, di qui poi di un altro livello. sì. E quindi adesso ci facciamo un po' di musica. E grande Paolo Caidi, preordinato come sempre. Wow, grazie mille. Grande, sì. Grazie. Beh, a questo punto, se sono a casa e tu non sei in ferie, quando facciamo la diretta vieni come co-host, cioè ci vediamo insieme in diretta e fai le domande direttamente lì. Vive a 20 km da casa mia, ti prendo un microfono e la facciamo proprio brutta. È figa questa cosa, potremmo farlo, penso di organizzarla anche su Zoom, cioè di farla veramente live.
Ah, sì. Sarebbe una figata fotonica. Infatti, vedi, mi ha rubato le parole, Paolo. No, Sarebbe ma una se figata. qualcuno, ma lì se qualcuno è vicino, possiamo anche, cioè, per quanto mi riguarda, mettere un microfono, una roba e due o tre vengono e poi con gli altri siamo in diretta, la facciamo proprio sporca, Sì, sporca, sì, sì. sporca, perché diventa super interattiva. Infatti, è Tanto veramente bello. il servizio è quello, le ore sono quelle, abbiamo deciso di farlo. Io se volete venire di presenza, affitto una sala e vi prendo tutti, eh. Sì, sì. Attenti che è una minaccia. Sì, dice. Grande, grande Gabriele, grazie Wow, mille. grazie mille. Vedrete che vi piacerà. Oltretutto, come sempre, l'abbiamo fatto sempre fino adesso. Vi mandiamo quando è pronta la prima puntata, vi mandiamo un trailer, vi mandiamo qualcosa in anteprima, in modo che non bisogna stare proprio ad aspettare fino all'ultimo momento. Bene, Gio, Allora, che suoniamo? noi abbiamo. Rigorosamente con le luci. Ok, perché il problema è che io me l'ho preparato quattro pezzi e ne abbiamo suonati quattro, quindi devo fare un bis. Possiamo fare un bis, anche quello iniziale, che secondo Facciamo il me. bis del primo. Esatto, perché l'ha vista poche persone, no? Che stavano arrivando. Esatto. Quindi partiamo così. Per i puristi siamo in Si minore. Aspetta un attimo, dammi soltanto un secondo, che già che Sì. ci siamo. Sfumacchiamo giusto? Sì, no, poi vado a mettere una. Eccoci qua. Andiamo col botto. Andiamo? Allora, ci siamo. Sì. Pronti, attenti. Vai!